Grazie per l'invito, ho trovato molto stimolanti le slide di presentazione che hanno dato uno spaccato dei sentimenti degli italiani. Voglio partire da questo dato, partendo sempre da una considerazione di fondo, che governare non è mai facile, governare la complessità è ancora più difficile, quindi senza voler salire in cattedra. Però voglio dire una cosa, che secondo me il modello di gestione che è stato adottato non solo dall'Italia, nella seconda parte della pandemia, cioè da ottobre ad oggi, è un modello che ha mostrato delle enormi lacune, perché mentre era comprensibile il tentativo di tamponare la diffusione pandemica attraverso le chiusure, sperando che fosse in uno spazio limitato di tempo, quindi dando prevalenza al contenimento della diffusione e basta, anche a scapito del sistema economico e sociale, in una prima fase era comprensibile, nella seconda fase questa scelta oggettivamente non è stata controbilanciata da valutazioni di altro tipo che comunque hanno a che fare anch'esse con la questione della salute e della sanità. Abbiamo chiuso le scuole, l'impatto della DAD sui nostri figli, che tipo di conseguenze produrrà in termini di salute, di sicurezza, di tenuta psicologica, ma anche di formazione delle future classi dirigenti del paese. La chiusura delle attività, che tipo di impatto ha avuto? Io ho i dati dell'Ufficio parlamentare di bilancio, il settore del turismo, ristorazione, pubblici esercizi, diciamo il terziario in genere, ha una riduzione del MOL del 148%, non so se ci rendiamo conto. Quindi probabilmente una più attenta valutazione ci avrebbe spinto a cercare di tenere assieme questa serie di elementi e a provare, pur mantenendo il distanziamento sociale, tutte le misure di igiene e sicurezza, a provare a non creare questo effetto discriminatorio, perché di fatto è stato un effetto discriminatorio su alcuni settori che hanno pagato un prezzo che non è un prezzo tamponabile con i ristori. Per essere chiari, per essere sempre molto schietti, non c'è più niente da ristorare per alcune attività, perché purtroppo il ristoro aveva un senso e ha un senso dentro una situazione temporanea, ma se per un anno intere attività hanno subito quello che hanno subito, ovviamente siamo già oltre i ristori. Due considerazioni sui ristori a proposito. Allora, i ristori hanno avuto un elemento di debolezza, anche questo non lo voglio imputare, però ristorare in base al fatturato produce un effetto anch'esso discriminatorio, per il semplice fatto che il fatturato evidenzia un solo dato, ma se a fronte di un enorme calo del fatturato aziende hanno avuto un enorme calo dei costi fissi, saranno state capaci di contenere dal punto di vista economico la crisi aziendale in maniera migliore di aziende che invece hanno costi fissi molto alti, tanto che nell'ultimo ristori, nell'ultimo provvedimento, si prevede una parte sul fatturato e una parte sugli utili di esercizio. Però bisogna intervenire su quel terreno perché è assolutamente necessario tener conto delle differenti attività. Ci sarà un'attività che è passata dalla ristorazione al tavolo alla ristorazione da asporto, che magari avendo abbattuto i costi fissi potrebbe avere addirittura non avuto una riduzione del risultato d'esercizio, no? E quindi è importantissimo. E poi è necessario passare dalla fase dei ristori a cominciare a programmare la fase della fuoriuscita dalla pandemia e quindi comprendere come aiutare le imprese ad investire, a tornare a essere competitive, a stare nel mercato. E a proposito di questo, vado verso la conclusione, c'è un tema importantissimo che è il tema dei risparmi, perché paradossalmente in questo anno noi abbiamo avuto un enorme aumento del risparmio privato. Ora, questo risparmio privato bisognerà in qualche maniera indirizzarlo. Nell'immediato, secondo me, c'è bisogno di uno shock sui consumi e quindi fare una cosa anche non convenzionale, cioè uno scaricatutto, consentire a chi spende nei prossimi 3 o 4 mesi di scaricare i costi di queste. Noi l'abbiamo proposto più volte l'estate scorsa sul turismo, ma poi l'abbiamo allargato anche ad altri settori. E dall'altra fare proprio anche la proposta del presidente della Consob, Paolo Savona, che sostanzialmente analizzando la questione delle garanzie pubbliche sul capitale di credito dice: perché non utilizziamo le garanzie pubbliche per metterle sul capitale di rischio, cioè per indirizzare una parte del risparmio privato verso la capitalizzazione delle aziende, perché questo è uno strumento incredibilmente utile per aiutare le aziende a superare tra l'altro che dei deficit strutturali delle imprese italiane, che è una sottocapitalizzazione. Quindi quello che voglio lasciare alla politica nel dibattito è proprio questo, cioè capire in questo momento anche come poter riportare nell'economia reale, sia sul piano dei consumi che sul piano degli investimenti, la questione delle risorse che sono state risparmiate dagli italiani in questo anno. Grazie.